Salvatore Quasimodo nasce a Modica, in provincia di Ragusa, il 20 agosto del 1901. Trascorre gli anni dell'infanzia in piccoli paesi della Sicilia, seguendo il padre Gaetano, capostazione delle ferrovie dello Stato. Dopo il tremendo terremoto del 1908, si trasferisce a Messina, dove il padre è chiamato per riorganizzare la locale stazione. Inizialmente sono i vagoni ferroviari la loro dimora. Questa esperienza di dolore tragico lascerà un profondo segno nell'animo del poeta. Nella città dello Stretto, Salvatore Quasimodo compie gli studi presso l'Istituto Tecnico A.M. Giaci, sezione fisico-matematica. Negli anni missionesi, Quasimodo comincia a scrivere versi che pubblica su riviste simboliste locali. Conseguito il diploma, appena diciottenne, Quasimodo lascia la Sicilia con cui manterrà un legame edipico e si stabilisce a Roma. In questo periodo continua a scrivere versi e studia il latino e il greco presso Monsignor Rampolo del Tindaro, nello Stato del Vaticano. Nel 1929 si reca a Firenze, dove conosce gli amici letterati. Ad Alessandro Bonzazzi, ad Arturo Loira, Gianni Manzini ed Eugenio Montani, che intuiscono presto le doti del giovane siciliano. Nel 1934 si trasferisce a Milano. Accolto nel gruppo di corrente, si ritrova al centro di una sorta di società letteraria, di cui fanno parte poeti, musicisti, pittori, scultori. Nel 1936 Quasimodo incontra la danzatrice Maria Cumani. È la scoperta dell'amore autentico, coronato 3 anni più tardi dalla nascita del figlio, Alessandro. Nel 1941 ottiene per chiara fama la cattedra di letteratura italiana presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Durante la guerra, nonostante mille difficoltà, Quasimodo continua a lavorare alacremente, mentre continua a scrivere versi, traduce parecchi, Cammino di Catullo, Parti dell'Odissea, Il fiore delle Georgiche e Il viangelo del Giovanni. Tra le sue numerosissime traduzioni, Pushkin, Eschilo, Shakespeare, Molière. Nello stesso anno compie un viaggio in URSS, nel corso del quale viene colpito da infarto, cui segue una lunga degenza all'ospedale Botkin di Mosca. Il 10 dicembre del 1959, a Stoccolma, Salvatore Quasimodo riceve il premio Nobel per la letteratura. Le opere del poeta sono tradotte in 40 lingue e sono studiate in tutti i paesi del mondo. Ride la gazza, nera sulle arance, è una poesia che Salvatore Quasimodo ha scritto in un periodo della sua vita, nel quale viveva lontano dalla sua terra. La nostalgia, un sentimento di amarcord e di rimpianto per un tempo, che non c'è più, che ormai è passato e finito, della sua giovinezza, che ormai non tornerà mai più. Forse è un segno vero della vita. Intorno a me fanciulli con leggeri voci del capo, danza in un gioco di cadenze e di voci, lungo il prato della chiesa. Pietà della sera, ombre riaccese sopra l'erba così verde, bellissime nel fuoco della luna. Memoria vi concede breve sonno. Destatevi. Ecco, scroscia il pozzo per la prima marea. Questo è l'ora, non più mio, arsi, rimonti simulati. Zagre, spingi la luna dove nudi dormono fanciulli, forse il puledro sui campi, umidi dorme di cavalli. Apri il mare, alza le nuvole,
dall'albero. Gialla e rona s'avanza verso l'acqua e fiuta lento il fango tra le spine. Ride la gazza nera sull'arancia.